Con il 30 marzo i lavoratori dovrebbero lasciare lo stabile. Quello che noi abbiamo chiesto nell'ultimo incontro di due giorni fa è quello di trovare una nuova collocazione all'interno di Arezzo dei 78 lavoratori. Per tutta risposta l'azienda ci ha detto, anche con stupore da parte nostra, che verranno spostati tutti a Firenze. Sono 78 i lavoratori che attualmente sono impiegati nella sede di Claude Italia in procinto di doversi trasferire a Firenze. Questa appunto la situazione di fronte al loro futuro, che è ancora piuttosto incerto. Oggi c'è stata anche un'assemblea sindacale, allora sentiamo proprio le loro voci. Come si vive questo momento? Malissimo, si vive malissimo, anche perché già veniamo dalla precedente storia di Eutelia con diversi colleghi che sono stati fatti fuori, abbiamo vissuto cassa integrazione, solidarietà, quindi è già una storia che si ripete per l'ennesima volta. Io personalmente le ho vissute tutte e quindi so quello che stanno provando oggi i miei colleghi e quello che sto rivivendo io per l'ennesima volta a distanza di anni. Per lei sarebbe un problema spostarsi a... Un grossissimo problema. Claude Italia è stata acquisita recentemente da Irideos. Il passaggio di tutti gli asset avverrà entro quest'anno. La problematica per la sede di Arezzo nasce a dicembre, quando, a differenza degli altri anni dove le aste erano andate deserte, questa volta invece lo stabile è stato venduto. Conseguentemente è arrivata la comunicazione del trasferimento di tutti e 78 i lavoratori nella sede di Firenze. È un problema per tutti noi, perché insomma spostarci così di punto in bianco, perdere una sede che insomma per il territorio è importante per tutti noi, chi ha famiglia, chi meno, comunque è un problema. Grosso, grosso. Per l'impressione che abbiamo noi, c'è dietro un'operazione di razionalizzazione che però non può essere anche risolta in un altro modo senza arrivare a questo trasferimento di massa. Ecco, secondo noi si possono trovare altre soluzioni purché ci sia la volontà però da parte dell'azienda. A me sembra che il messaggio chiaro è: cercati un altro lavoro,